Allora, grazie Presidente. Per quanto riguarda la mozione presentata dalla consigliera Celli, volevo ricordare che il primo punto sulla Dicatio ad Patriam è emerso proprio in una commissione congiunta urbanistica patrimonio, in cui la sottoscritta con la Presidente Vivarelli ha voluto portare all'attenzione appunto dei membri delle commissioni il problema delle acquisizioni delle opere a scomputo ed è stato proprio in quella sede che gli uffici hanno detto che una delle strade possibili era quella della Dicatio ad Patriam e quindi già abbiamo dato l'indirizzo in commissione di verificare questa strada e questa possibilità. Quindi di fatto nel primo punto la mozione ricalca un'indicazione che abbiamo già dato agli uffici, fermo restando che comunque questa è, diciamo, forse che più esperto di me in legge, in giurisprudenza, una procedura che si fa in maniera volontaria, cioè che i proprietari delle particelle di queste strade, perché poi ci occupavamo nello specifico di strade private aperte al pubblico transito, potrebbero fare in maniera spontanea nei confronti dell'amministrazione. Quindi non si tratta di espropri né di altre procedure in cui, diciamo, l'amministrazione si deve attivare. Quindi sicuramente questo è un punto su cui noi come Commissione abbiamo già dato l'impulso agli uffici di lavorare. Mi soffermo anche su questo particolare tema delle strade private aperte al pubblico transito, perché è un tema che continueremo ad affrontare, soprattutto insieme ai municipi, perché ci sono delle precedenti delibere già approvate dal Comune che purtroppo, pur essendo della fine degli anni 90, non sono state attuate. Perché manca, forse è mancato in questi anni, un'indicazione precisa ai municipi su come lavorare, cosa che invece alcuni municipi già stanno portando avanti. Non mi dilungo sugli aspetti tecnici, ma dico soltanto che la strada alcuni municipi già l'hanno intrapresa e faremo delle commissioni sul tema per fare in modo che questa strada venga seguita anche da tutti i municipi. Parlo dei municipi perché si tratta di strade private aperte al pubblico transito, quindi non di grande viabilità, la cui manutenzione sappiamo benissimo essere in capo ai municipi e non al comune. Per quanto riguarda il secondo punto sui piani particolareggiati, sappiamo benissimo che sono quasi tutti decaduti, quindi in realtà il piano c'è, ma è decaduto il vincolo, diciamo, di pubblica utilità che dà inizio alle procedure di esproprio. Anche su questo io non mi sento di appoggiare e quindi di votare favorevolmente la mozione presentata dalla consigliera Celli, perché non si può fare un discorso a 360 gradi su tutti i piani particolareggiati del Comune, ma va dato un indirizzo sui singoli piani particolareggiati caso per vedere laddove è necessario e opportuno riadottarlo e dove invece no. Quindi, diciamo, come voto il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa mozione per le ragioni che ho appena illustrato. Grazie. Grazie.